Conoscere i genitori è la più grande paura di tutti i fidanzati e le fidanzate. Sono così nervoso. Forse dovremmo farlo un'altra volta? Non preoccuparti, è simpatico. Andrà tutto bene. Eccolo, ciao papà. Questo è Ewald, il mio ragazzo. Ciao tesoro. Cosa? Quale ragazzo? Piacere di conoscerti. Oh no, sembra odio a prima vista. Sì, non è un buon inizio. Non farci caso, è solo stanco. Entra, non aver paura. Questa conversazione non va bene. Forse una tazza di tè smusserà l'imbarazzo. Almeno questo è quello che spera Sue. Ma la tensione non fa che crescere. Il povero Ewald si sta sentendo a disagio. Sembra che mi stia facendo una radiografia. Il tè è pronto! Oh no! Cosa sono questi rumori? Chi ha insegnato a questo ragazzo le buone maniere a tavola? È l'ora della pizza! Con quale mano tengo il coltello? Oh no! Questo è un fallimento! Ewald fa il furbo. In Italia mangiano la pizza con le mani? Forse, ma non come maiali! Papà è furioso! Sue cerca di calmarlo, ma papà non può essere fermato. Vattene da qui! Non voglio vederti mai più! Tesoro, non essere arrabbiata! Non è giusto per te! Questa relazione sarà davvero finita? Chi sarà a quest'ora del mattino? Fiori? Interessante! Ewald ha scelto il bouquet migliore. Ma è il padre di Sue ad aprire la porta. Ah, ancora tu! Ewald vuole farsi perdonare da Sue. Sei fastidioso. Le dirò che la saluti. Oh no! Papà, chi era? Nessuno, hanno sbagliato porta. La bugia avrebbe funzionato se non ci fossero stati i fiori nel cestino. Ewald, aspetta! Se n'è andato! Sue corre alla finestra. Oh mio Dio! Ewald! Tesoro, sono qui! Vieni su, sono a casa! Io? A casa tua? E tuo padre? Prendi la porta sul retro, non se ne accorgerà! Entrare nella torre della tua dolce metà da una scala segreta? È una favola! Principessa, arrivo subito! Entrare nella stanza di Sue non è stato così difficile. Ewald è lì, i fiori sono belli. Cos'altro potrebbe volere? Solo coccole e guardare video divertenti. Ups, sento dei passi. Li senti anche tu? Oh no, è tuo padre! Devo nascondermi. Vai sotto il divano. Tempismo perfetto. Papà è arrivato. Ed è furioso. Avrà sentito Ewald. Ma dov'è? Forse nell'armadio? No. Dietro la tenda? Nemmeno qui. Allora forse qui. No. Me lo sono immaginato? Ewald non c'è. Ma non è un motivo per lasciare sua figlia senza un discorsetto. Non ti merita. Hai bisogno di qualcuno migliore. Oh no, polvere! Non... Cos'è stato? Oh, sono allergica ai fiori. Poverina, prendi una pillola. Finalmente papà se ne va. Ewald è tutto libero. Vieni fuori. Credo che sia ora che tu te ne vada. Papà tornerà da un momento all'altro. Papà non può stare fermo, quindi Ewald dovrebbe stare più attento. Vai in bagno mentre esci. È stato rischioso. Oh no, dove fuggo ora? Chi è là? Ho sentito qualcosa. Ma non c'è nessuno nel corridoio. O forse qualcuno è davvero bravo a nascondersi. Ewald è come Spider-Man. I ragazzi innamorati fanno regali senza motivo. Questa felpa le piacerà. Ewald sta già immaginando quanto sarà emozionata per il suo regalo. Bella scelta! Almeno l'impiegata del negozio la apprezza. Solo il padre di Sue è contrario. Ha seguito Ewald tutto il giorno e finalmente ha scoperto il marcio. Bene, attenzione! Papà ha il suo computer a portata di mano. Il ricatto è pronto. Ora non te la caverai. Tesoro, guarda con chi hai a che fare. Papà mostra Sue le foto. Il tuo cosiddetto ragazzo sta cominciando con un'altra. Cosa? Mi prende in giro. Sue è furiosa. Papà, impara a usare Photoshop. E smettila di intrometterti. I primi appuntamenti sono così romantici. È bello passare del tempo in un parco insieme.
il signor Adam non piace. Il padre spia è in agguato. Aiutiamo il fato. Tipo, teniamoci per mano. Cosa? Papà non lo permetterà. Pronti, puntare fuoco! Colpo diretto! Cosa? Una corda? Ma non capisco. Ups, meglio nascondersi. Cos'è stato? Una panchina isolata al parco. Potresti immaginare un posto migliore per un primo bacio? Cosa? Oh no! Ewald stava per farlo quando... Ai! Prendo una botta in testa! Un altro bel colpo! Yeah. Oggi sei in forma, signor Adam! Giostre! Qui nessuno può rovinare la vostra storia d'amore! Impossibile! Papà sta seguendo ogni passo! Un travestimento intelligente è la prima cosa di cui una buona spia ha bisogno! Evviva, Ewald! Sei un grande pilota! Non hai ancora visto niente, figlia mia! Sto venendo a prenderti! Oh, che stai facendo? Ma è pazzo! Il padre di Sue non li lascia in pace! Ho chiuso, basta così! Io me ne vado! Sue ne ha abbastanza delle stranezze! L'appuntamento non è andato molto bene, ma non è stata colpa di Ewald! Così impari a uscire con mia figlia! Sue e Ewald non hanno mai desiderato così tanto di andare a scuola! È l'unico posto dove possono stare da soli! È bello quando nessuno ti impedisce di parlare. Beh, tranne la preside. Ma lei non è sempre lì. Vi presento il signor Adam, il nuovo insegnante. Oh no, anche qui! Non è più divertente. Ma papà non si calma. Ewald, vieni alla lavagna. Certo che sarebbe successo. Va bene, puoi tornare al posto. Ma Ewald non ha avuto il tempo di dire una parola. Questa è sicuramente una F. Come osi non conoscere le basi? Inoltre, spostati in un altro banco. Hai una cattiva influenza sugli studenti bravi. Cos'altro farà per rompere la relazione? Vattene, la tua aura negativa sta ancora influenzando Sue. Ora è perfetto. Ehi, voglio ritornare in classe! Fa freddo qui! Niente da fare, amico. Niente di personale. Solo un desiderio di vendetta. La cosa sta sfuggendo di mano. Papà, dobbiamo parlare. Basta così. Ewald e io staremo insieme, che ti piaccia o no. Beh, l'hai chiesto tu. Sue, lasciaci in pace. Credo sia ora di fare un discorso da uomo a uomo. Adam è pronto ad accettare Ewald, ma solo dopo che avrà superato alcuni test. Braccio di ferro per cominciare. La lotta è seria. I concorrenti sono forti. Ma Ewald vince. Che ne dici di una sfida con la bottiglia? Il signor Adam è pieno di sorprese! Come fa a conoscerla? Oh yeah! Ora una prova di resistenza! Chi riesce a trattenere il respiro più a lungo? E ancora una volta Ewald vince? Yes. Non è poi così male! Quanti hamburger puoi mangiare? Sei abbastanza forte? Più che abbastanza! Hai bisogno di aiuto? Oh yeah! Questo giro era di troppo! Ma rimane un ultimo test. Chi vincerà questa partita? Ma perché competere quando ci si può semplicemente divertire? Sei un bravo ragazzo, Ewald. Te lo concedo. Ma Ewald non è contento. Ehi, che c'è? A quanto pare il ballo si avvicina. E Ewald non sa ballare. Cosa penserà Sue di lui? Per fortuna, Adam era un ballerino professionista. Una lezione e sarai la star di qualsiasi festa. Finalmente è la sera del ballo. Ewald e Sue stanno ballando. E Adam si gode il panorama. Ma aspetta, cosa sta facendo quel ragazzo? Non lo permetterò. Papà, dai, non siamo più bambini. Mi sa che hai ragione. Sue, sei cresciuta. Hai la mia benedizione. E il modo migliore per suggellare la benedizione è un primo bacio. Wow, che bella coppia! Molto! E la loro storia d'amore è appena iniziata. Ti è piaciuta la nostra storia d'amore?
Hai mai vissuto una situazione simile? Raccontacela nei commenti. Guarda gli sketch più interessanti che potrebbero riguardarti su Trum Trum Select. Iscriviti, metti un like al video, clicca sulla campanella e condividi il video con i tuoi amici.